Con Letterio Pino parliamo della vicenda Salà, visto che sei coinvolto direttamente in questa situazione. Quali sono intanto le ultimissime per quel che riguarda il sì o il no del giocatore alla proposta della Fiorentina? Sì, c'è una pausa di riflessione perché giustamente dovrà fare le sue valutazioni il ragazzo assieme al proprio avvocato. C'è ottimismo nell'ambiente viola anche perché ci si rende conto che questa è una grande opportunità, un ulteriore anno di consacrazione secondo me sarebbe veramente ideale. Ecco, la risposta definitiva quando arriverà, quando è possibile aspettarla? Credo in settimana, insomma, anche perché poi ci sono dei tempi tecnici per ratificare tutti gli accordi col Chelsea, quindi credo in settimana. Ecco, a Firenze vogliono sapere se l'Inter continua a far paura comunque alla Fiorentina? Ma l'Inter io credo che sia una squadra, conoscendo Ausilio, conoscendo la dirigenza, sono persone che stanno alla finestra, perché eventualmente nel caso in cui non dovesse concludersi l'accordo con la Fiorentina sicuramente può interessare il giocatore, perché Ausilio lo conosce da anni, dai tempi del Basilea, però non credo che stia facendo il pressing che tutti i quotidiani, tutti i media riferiscono. Quindi semmai il timore riguarda squadre straniere, squadre estere che magari giocano anche la Champions? Sì, magari squadre che hanno un appeal diverso giocando la Champions nei confronti del calciatore, magari un potere economico superiore rispetto alle squadre italiane. Ecco, comunque se dovessi sbilanciarti in questo momento le percentuali di permanenza alla Fiorentina quali sono? Ma io spero 80%, 90%, spero per la Fiorentina, perché se lo meritano i tifosi, se lo merita il presidente. Due parole anche su Diakité: resterà in Italia? C'era stata questa ipotesi Genoa, a che punto siamo? Stiamo vagliando delle opportunità, viene da un'annata un po' così, un po' altalenante, anche perché i primi 6 mesi è stato in Spagna al Deportivo La Coruña, dove non aveva tantissimo spazio, poi secondo semestre retrocesso col Cagliari, quindi non è che sia stata un'annata felicissima, però ci potrebbe essere una pista estera carina, la stiamo valutando a fari spenti, non mi chiedere.